Oggi Mito Breaking Jazz. Abbiamo il quartetto di Riccardo Bianchi. Sia un'iniziativa splendida, che dovrebbero esserci a Milano più spesso iniziative come questa. La differenza di suonare in un teatro, mentre in piazza la cosa bella è proprio vedere il pubblico attaccato che risponde molto di più, magari ha voglia di fare un urlettino, lo fa comunque perché magari in teatro è più contenuto. No, è molto bello avere questo scambio in piazza, e a me piace molto. Il pubblico era particolarmente caloroso nel centro di Milano, no? Sì. Ma poi è bella l'iniziativa anche di suonare appunto in quest'ora, magari nella pausa pranzo, che la gente può comunque raggrupparsi con della buona musica e con del jazz. È molto piacevole, è stato molto piacevole. Questo omaggio a Gian Gorena ci è sembrato che valesse la pena, e quindi noi siamo venuti volentieri, siamo venuti anche l'anno scorso e speriamo di venire anche l'anno prossimo. L'eterogenicità del pubblico, cioè dal ragazzino, dallo studente al pensionato, c'erano un po' tutte le fasce d'età e hanno risposto tutti in ugual maniera. Questo è molto, molto bello. A me piace da matti il jazz, è una cosa veramente bella. Io tutti gli anni sono venuto sempre e continuerò a venire fino a quando ce la farò a camminare.